Eccoci qua, anche questo pomeriggio finalmente ce l'ho fatta. A tirarlo dentro. Dopo tanti mesi, tanti, tanti mesi, perché Carmelo, per chi non lo conosce, è sempre in giro per l'Italia, tra Milano, Roma, San Diciamo, Marino. adesso un po' meno. Il giro della Sicilia, hanno detto che c'è passato ieri l'altro, quando è Sì, stato? ieri, anzi, con la Ieri, bella vittoria di Vincenzo Nibali. ecco, che una volta io mi ricordo, anzi, facciamo un passo indietro. Che giorno è oggi? Aspetta, dovrei consultare un calendario. Oggi è il 3 ottobre. Oh, no, 2? 2. Oh, 2, 2, 2. Oggi Scusa. è la festa dei nonni. Ecco. Sì. E intanto fuori viene giù. Sì, c'è il maltempo proprio piova Difatti, di rotta. speriamo che regga la connessione, perché qua oggi è una giornata senza una nuvola, totalmente azzurro. Il maltempo che c'era qua se n'è andato giù in Sicilia. 2 Ecco, hai ottobre mangiato. 2021, ore 15:03, e questa è la chiacchierata numero 272. Quindi come la giri? È Ecco, è Polindoro. sempre quella. Allora, quando ci siamo conosciuti, Carmelo? Diciamo è qualche anno fa, dai, qua a Sant'Angelo. Secondo me andiamo indietro 10 anni fa almeno, 8, Più o meno. quasi, sì, perché era 2012-2011. Sì. Che già te in giro per il paese con la Sì, macchina fotografica iniziavo a fare i primi scatti. con 10 anni in meno, cioè in pratica eri un adolescente. Insomma, ancora qualche anno in più, qualche anno in meno, dai. Allora, partiamo da come hai iniziato a fare fotografia o che cosa ti ha spinto a fare anche l'imprenditore? Diciamo che alla base tutto è nato anche per una casualità, una fotocamera data in regalo e da lì è scattato, diciamo, il via. Via via poi è emersa anche la figura, diciamo, lavorativa e quindi è venuto anche il momento di fare un ulteriore passo ed è stato appunto quello di avviare un'attività mia in proprio. Però alla base c'è stata sempre una forte passione per la fotografia. Ecco, questa qua è stata la prima foto subito dopo aver ricevuto, cioè appena il giorno dopo aver ricevuto quella fotocamera, la mia prima fotocamera digitale. E diciamo che da tutto è partito. Sì, avevo pure. Cioè, ero alla fine un bambino, La ecco. barba ci avevi. No. Ma aprire, aspetta, guarda che è arrivata. Ecco. Ciao Maria. Aprire un'attività in un paese di meno di 3.000 abitanti. Diciamo che intanto negli ultimi 10 anni, ma essenzialmente è stata una sfida, perché tutto è partito da qua e la sfida era appunto poter avviare e dare forma a un sogno. E quindi è nato questo studio, questa attività ormai da 4 anni. Diciamo che cerco giorno dopo giorno di poter migliorare, di ampliare e avere sempre più lavoro, anche se non è facile. Difatti, quello che voglio
fare io è misto tra quello che vuoi fare te e quello che sto facendo, perché io non mi voglio prendere uno studio, no? Perché in realtà mi sembra di rimanere chiuso dentro quattro mura. In realtà tu lo tieni come ufficio e sala esposizione. Sì, come appuntamenti. Alla fine lo studio è sempre un mezzo. Cioè decidi tu che impronta dagli, che finalità. Cioè io non lo vedo come un semplice e classico negozio. Un negozio di fotografia. Non mi definisco tale, quindi è più il discorso di avere un punto di ritrovo dove poter ospitare e ricevere clienti e parlare di quello che si farà fuori. Sì, programmare, ecco, è un modo per essenzialmente per incontrare i miei potenziali clienti. Allora, premesso che io sono stato a Sant'Angelo più tempo rispetto a te, nonostante tu ci sia nato. Ecco. Com'è, per chi non conosce Sant'Angelo, cos'è? Che allora, paese? Questo qua è... No, questa foto... Tu parli nello specifico di questa foto? No, questo l'ho messa così. Ah, ok. Allora dicevi di... Com'è il paese di Sant'Angelo per uno che ci nasce e per uno che ci arriva e poi la scopre? Allora, il trucco è, secondo me, per chi ci vive. Ecco, questo qua è un panorama al crepuscolo di Sant'Angelo, di Brolo. Allora, per chi ci vive, secondo me, il trucco è ogni giorno di poterlo vedere e scoprire con occhi nuovi. Quindi cercare di alimentare sempre un qualcosa, cioè, e rinnovare soprattutto quella che è l'immagine stessa di un paese che alla fine è un paesino proprio, come vedete, piccolo, ma dalle tante potenzialità, soprattutto dal punto di vista artistico-culturale. Quindi, diciamo... non si finisce mai, secondo me, di scoprirlo, perché ci sono vari momenti del giorno in cui puoi giocare, ecco, con la luce e immaginarlo e confezionare anche delle visioni degli scatti che sono. Ecco, lo scatto di prima e questo qua è fatto allo stesso punto, però utilizzando una luce diversa. E quindi ti restituisce un... come se fosse un'altra dimensione, però è essenzialmente sempre lo stesso punto di scatto, di ripresa. Poi chiaramente qua gli ho messo un po' di mio, interpretando un po' un qualcosa più spinto, ecco, con una post-produzione che vuole essere più vicino al cinema che alla realtà. Anche questo è un altro punto di ripresa e ho voluto giocare anche con quello che è la vegetazione, ecco, circostante, nello special modo, in particolar modo in questo caso con una pianta di fichi d'India. Quindi cercare di tirar fuori e fare tipo una sorta di texture inglobata, ecco, con il territorio circostante. Questa qua da dove è fatta? Dove hanno asfaltato la strada adesso? Sì, dalla circonvallazione. Invece l'altra da San Carlo? Sì. Madonna, se ne so. No, e difatti quello che dico sempre io a chi va in Sicilia, viene in Sicilia, cioè Sant'Angelo, quando lo vedi, dato che comunque va, dove abbiamo visto prima, fino alla fine delle montagne e dietro da dove prendi te c'è un altro bel pezzo e oltretutto è Sant'Angelo anche in questa zona qua, cioè dove vai la vedi sempre in modo con prospettive diverse. Sì, perché praticamente sorge in questa vallata.
circondata da queste colline, montagne per certi versi, ed è a vista d'occhio è tutto Sant'Angelo, tutto il territorio di Sant'Angelo. Quindi è molto esteso, perché alla fine il nucleo storico non è tanto esteso, però ha tante campagne, tanta natura, ecco, tanto verde sicuramente. Qua, secondo me sei sopra casa mia. No, sì, lo puoi riconoscere E questa è Santa Maria. sì, perfetto. Questa qua è una parte, diciamo, ad esempio del centro storico che ancora mantiene, diciamo, i tetti originali e un po' il tessuto, ecco, urbano di quello che era un tempo. Per chi non lo sapesse, sempre da Sant'Angelo, quando c'è una bella, come si chiama, quando non c'è foschia, si vedono le isole Eolie. Sì, qui ero proprio al confine con un altro comune limitrofo. In questo scatto riprendo sul crinale proprio del monte, qua il paesino di Piraino, e sullo sfondo Lipari e Salina. Per uno come te che girava l'Italia, Gironzolo, dai. Gironzoli per l'Italia, partire e lasciare Sant'Angelo e ritornarci, sebbene sai che è per lavoro, quindi non è per sempre, no? Sì. Però com'è? Perché io so che chi abita lì è impiantato con le radici ed è fatica sempre muoversi, no? Ma ti dirò, una volta, cioè, proprio in prossimità della partenza, senti quell'esigenza comunque di cambiare aria un attimo, perché vuoi non vuoi uscire, viaggiare è sempre stata una delle mie prerogative. Però magari quando stai fuori tanto, anche se non mi è capitato più di 20 giorni continuativi, però diciamo, senti un po' quella piccola nostalgia. Poi quando ritorni, magari sì, è bello far ritorno, ma giusto 2 o 3 giorni già ritorna flat. Cioè, quindi è un continuo mutare di emozioni. I tuoi primi lavori sono stati? Allora, io nasco come fotografo sportivo, in particolar modo di rally, quindi mi occupo anche di rally. Proprio ho voluto coniugare con un'altra mia grande passione, che è quella dei motori, e mettendo insieme fotografia e motori ne è venuta fuori alla fine una bella sfida. Dapprima ho iniziato a seguire cioè le gare in ambito provinciale, poi mi sono spostato anche in ambito, cioè tutte le competizioni che si svolgevano in Sicilia, ma non solo di rally, ma anche di calcio. Poi stavo dietro anche a Toni Cairoli, quindi alle gare di motocross del Beniamino siciliano. Quindi diciamo che il motorsport è stato sempre il zoccolo duro, ecco, della mia attività. L'azione che ne scaturisce ha fatto sì che comunque desse una maggiore prontezza, e quindi anche ha mutato il mio stile, cioè lo ha forgiato in un determinato modo. Tutte qualità, diciamo, specifiche, cerco di portarmi dietro anche in altri ambiti, come cerimonie, cercare sempre di raccontarlo in modo molto documentaristico, e quindi il reportage
pressoché nudo e crudo, ecco, senza girarci attorno. A proposito di cerimonie, ti chiedevo ieri, com'è fotografare in Sicilia le cerimonie? Ma in Sicilia questo non è in Sicilia. No, questo è fuori. Però è una cerimonia. Però sì, però mi piace, quindi te l'ho voluta mandare. Comunque, in Sicilia è il matrimonio è folklore, è una festa nella festa, è una storia unica per certi punti di vista. È molto, vuol dire anche molto colore, calore e soprattutto c'è tanta roba, ecco, da poter tirar fuori durante un evento quale appunto un matrimonio. Considera sempre tra le 12-14 ore di lavoro, quindi ce n'è di roba da fare. Escluso il tempo che anche si è a tavola. Sì, diciamo che quello è il una volta che si arriva in sala, poi è lì è una festa senza sosta, quindi tra balli, poi soprattutto sono molto numerosi, almeno, chiaro, escludiamo adesso la parentesi Covid, che è molto restrittiva in termini di numero, però in Sicilia diciamo che i matrimoni non ci si annoia, ecco. Invece, è un po' anche come nella maggior parte del sud Italia, quindi il matrimonio è molto sentito, quindi molto partecipato. Sant'Angelo, per chi non lo sapesse, a parte essere vicino praticamente, come dicevamo prima, alle Isole Eolie, adesso faccio vedere delle altre, è praticamente un sembra spostato troppo in alto, in realtà è molto centrale nella Sicilia, perché sei vicino a tutto. Sì, diciamo che proprio per la particolare estensione del territorio ti riesce a sporgere su vari scenari. Quindi da una parte hai le Isole Eolie, se ti giri proprio a sud hai l'Etna. Quindi è un palcoscenico naturale senza eguale, secondo me, questo angolo di Sicilia. Sì, questa è un'altra ripresa, proprio con questa foschia che gli conferisce una visione un po' onirica come immagine. Adesso devi posizionarti nello stesso punto, perché se Vulcano comincia a sparare, te sei pronto. Sì, peccato che c'è proprio questo temporale in corso. Però, male che vada, così prendi fulmini e lava. Non può piovere per sempre. Dicevi, sotto c'è l'Etna. Sì, questa l'ho scattata in un posto un po' più distante, qua siamo fuori dal mio territorio, già siamo vicino a Randazzo. E c'era appunto in questa parete erano appunto raffigurati queste particolari feritoie che alla fine le usate come se fosse un mirino, mettendoci dietro l'Etna. Anche questa, qua siamo sul proprio parco Tenebro, di proprio nel cuore. Quando vuoi andare a fare un giro, dato che c'è così tanta scelta, come fai a scegliere cosa andare a fotografare? Intanto saluto Maurizio da Roma. Ciao Maurizio. Diciamo che
Più delle volte mi affido all'intuito, quindi magari guardo così e in base alle giornate. Questa per esempio è stata durante una giornata di neve, sono salito su per Floresta e ho incontrato questi strada facendo proprio, ho visto questa situazione molto particolare. E nello specifico questo cavallo che manteneva nonostante il rumore della macchina e che mi ero avvicinato, cioè sceso dalla macchina, mi sono avvicinato e lui è rimasto sempre così. Con quegli altri invece che erano andati via e si sono fermati in un secondo piano. E lui era lì attento e in posa a regalarmi questo bellissimo scatto. Almeno per me poi. No, è bello perché poi dopo, a parte l'ultimo che stava ancora andando via, gli altri ti stanno guardando tutti. Sì. Lui era un po' diffidente, forse il più diffidente dei due fra tutti. Poi era il capo del branco. Questa è l'Apocalisse. Quella No, che si può vedere fuori da lì. in realtà questa foto nasce durante una ricognizione, perché ero su per le colline sopra Milazzo, non so se conosci quelle zone lì sopra Spadafora. Dove E siamo in andati a pratica. mangiare la pizza una sera. Ah sì, perfetto. E quindi, siccome facevo delle ricognizioni per una gara che si sarebbe corsa all'indomani. A un certo punto ho visto che comunque stava per accadere qualcosa perché la luce mutava, il cielo, le nuvole, era un gioco, una danza, cioè la luce entrava e usciva e comincia a piovere. Quindi io arrivo in un tornante, mollo la macchina, scendo, prendo la fotocamera e mi butto, cioè inizio a scendere giù per una rupe, ecco così, e stavo lì ad attendere proprio il momento giusto. Sì, non è tardato, ecco, si è presentato così. Questa che vedi è tutta la centrale Petrolchimica di di Milano. Milazzo, sì, la raffineria con la petroliera proprio in prossimità. Si vede quanta acqua sta venendo giù. Sì, no. Sì, questa è una tra le mie preferite. E questo qua è forse un po' da Guinness dei primati, proprio per la bandiera. Perché non sembrerebbe, però quella bandiera è vera. E quindi anche grazie alla complicità di belle persone. Abbiamo tirato fuori quest'idea e praticamente serviva una bandiera, no? Quindi abbiamo iniziato a cercare e abbiamo trovato questa ditta che produceva appunto cioè, un metraggio così smisurato di tricolore. Sì, perché voleva essere anche un omaggio, siccome allora, questa foto è stata scattata il 2 giugno per la festa della Repubblica. L'idea, insieme ai miei cari cugini, è nata proprio per omaggiare e per ricordare e festeggiare soprattutto un periodo un po' cupo, che era quello che appunto si usciva dal lockdown. Quindi abbiamo voluto festeggiarlo così. Una volta individuata la posizione, la cornice naturalistica, sempre qua siamo sempre a Sant'Angelo, abbiamo deciso appunto di fare questa installazione. Come ti dicevo prima, serviva una bandiera con una lunghezza capace di poter coprire tutta quella distanza. Nello specifico sono 125 metri di tricolore. Quindi figurati che. Anche perché fosse stata più corta, cioè tu eri parecchio distante perché è quasi una collinetta davanti.
Sì. Allora, considera, sarò stato a un 50-60 metri, il punto di ripresa, forse 100, però diciamo adesso non mi ricordo se ero con un sì, col tele comunque riesce a schiacciare, ecco, e avere questo effetto. Invece, sempre Sant'Angelo, a parte il discorso Sant'Angelo che ci ritorniamo tra 2 minuti e facciamo vedere un video che hai realizzato tu, hai creato questa pagina che segui su Facebook e mettendo, giusto? Sì, arte leggendaria, dici. Esatto. E facendo tutte delle degli scatti, guarda chi è arrivata anche. Ciao Maria. E facendo degli scatti proprio per far vedere a chi non conosce Sant'Angelo tutti i vari scorci di questo paese. Allora, nascere e crescere su un'isola, ma dentro la culla dei Nebrodi, com'è? Beh, insomma, è bello, chiaramente. Dal punto di vista naturalistico, secondo me uno è intanto la zona più verde della Sicilia. Cioè, chiunque arrivi in questa zona comunque può godere di questa fitta vegetazione che magari in altre province non hai, cioè giù in Sicilia. I suoi lati pro, ci sono i pro e i contro. Sicuramente la distanza anche con la costa non è che ti facilita, però diciamo noi qua siamo a pochi chilometri. Certo, se ci spingiamo su per il parco, comunque siamo sempre distanti. C'è qualcuno? Sì. Niente, dove eravamo arrivati? No, ti saluta Changiz da Teheran, in Iran. Adesso siamo arrivati Ciao. in Iran. Adesso con Sant'Angelo, da Sant'Angelo in A Iran. Teheran, esatto. A te. Se devi dire qualcosa, io metto il video e tolgo te un attimo. No, a posto, possiamo Ok. continuare. Qui non essendoci l'audio, puoi spiegare tutto. Allora, qua intanto riprendo, sì, monumenti, scorci del centro storico, sì, varie angolazioni, questo è il quartiere più antico, si può dire, di Sant'Angelo di Brolo. Questa è la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, ripresa con varie angolazioni. Sempre un altro punto di ripresa del centro storico. E poi c'è tanto folklore, perché queste sono durante le processioni di una delle due feste principali di Sant'Angelo. Sono degli ultimi scatti proprio lungo i vicoli di San Filippo. Lui è un artista di Sant'Angelo, Vittorio Ballato, durante un'esposizione sempre al centro per i vicoli. Le processioni che ci sono ancora. Purtroppo mi mancano. Perché con il Covid, come ben sai, non è più possibile. Però dal punto di vista fotografico, credo che ci siano tanti spunti da poter ritrarre, dai ritratti all'azione, all'emozione.
la gente che si cambia sotto lavare, è come un rito comunque importante per piccole realtà come le nostre. Sì, queste sono tutte varie sculture che vengono riprodotte sulla facciata della chiesa. Questa è una ripresa al crepuscolare. Sì, Quante chiese ha Sant'Angelo? parecchie. Adesso non vorrei dire una cifra, però sono tantissime. Adesso Soprattutto al centro. arriverà l'aiuto da casa. Questa è una navata del Museo di Arte Sacra, Chiesa San Salvatore, ancora una navata di quella chiesa.1701. Sì, quella è la data di ricostruzione, non è la data dell'edificazione della chiesa. Sì, e poi diciamo che a Sant'Angelo, chiaro, proprio per la morfologia, diciamo, di queste due montagne accanto, anche fotografare il tramonto non è semplice perché qua vediamo due bambini che giocano per le strade. Quindi, come dicevo, la luce è proprio il momento del tramonto è quasi, cioè è sfuggente, ecco. Un attimo prima il sole, subito dopo va via e tutti in ombra. Quando invece ancora a mare proprio è tutto in luce. Sì, altre riprese di facciate. Solitamente quando a mare è bello, a Sant'Angelo piove. No, no, non volevo dire questo. E più che altro, lo vedi, ci sono delle montagne di lato che chiudono. No, dico questo perché quando si torna su dal mare ci sono le nuvole, perché Ah sì. ovviamente è un Sì, paese di montagna, le nuvole ci sono. quello sì. Le nuvole non mancano mai. Sì, come vedi ci sono parecchie, sia torri campanarie, cupole. Diciamo che una volta era considerata la piccola Palermo, Sant'Angelo, proprio per il grande patrimonio artistico. E una particolarità di Sant'Angelo è proprio questi tornanti così. Questo è durante una processione, mentre qua siamo all'interno di un chiostro, il chiostro di San Francesco, visto da dentro e fuori, quindi hai questo bel gioco di colonne, mentre qua siamo all'interno del Museo degli Angeli. Si può dire unico forse al mondo, ma sicuramente in Italia. Poi mi piace molto scattare in bianco e nero, e quindi soprattutto dove c'è architettura. Cioè il discorso luci-ombre per me è fondamentale. Mi incuriosisce, cioè cercare di immaginare figure, forme, un po' come fosse astratto. Ecco cosa ti dicevo durante le processioni, cioè cosa avveniva in passato. Tanto sono mo molto numerose, quindi hai la particolarità di avere tutta questa gente ancora dietro la vara. E ci sono diverse, cioè, anzi, in passato non c'era mese che non c'era una, soprattutto in estate, è pieno, come ben sai, pieno di feste. Sì. Difatti venire giù d'estate e vedere la via principale vuota Sì, è qualcosa di stranissimo. è inusuale, cioè è strano veramente. Sì, queste sono le maioliche super il campanile dell'ex monastero di San Michele, mentre qua siamo sempre all'interno e questo è un panorama
con le isole Eolie dietro di sfondo. Mentre questa è una torre, la torre medievale di Piano Croce. Questo non lo conosco. E questo è un po' top secret come location. Qui siamo sempre lì, in quella che una volta era una fortificazione con tanto di mastio, palazzo signorile, e qua invece lo possiamo vedere nella sua interezza, anche con quelle che erano una volta dietro le mura di protezione. Come una cinta, appunto. Sì, e queste sono sempre tutte foto fatte lì. Queste all'interno, al primo piano della torre. Ed è un peccato perché non vengono riportate la loro origine. Sì, diciamo che la fotografia in questo caso vuole essere questo, una continua promozione di quello che è Sant'Angelo e tutto quello che ci circonda, come per esempio questo. Cioè, questo è sempre Sant'Angelo con questi panorami. Ecco, questa è l'Etna vista da Sant'Angelo. Mentre questa è una roccia, Roccobanno in dialetto, cioè Rocca del Bando. Mai E visto questo neanche questo. è su sempre in campagna, è una contrada, si chiama Irianni. Ah, sì. Quindi in questa raccolta ho anche inserito alcune delle opere che sono sparse, come questa tela del 1700 in una delle tante chiesette di campagna. E questo è un altro panorama. Ancora l'Etna, innevata, e anche dei tramonti con Capodorlando. Questa invece è Piraino, l'abbiamo vista prima. Questa è la pietra zita. Quella dove voglio andarci io. Ma non ci sei mai stato? Una volta e poi dopo, perché devo scoprire quello Yeah. che ti ho detto. Il tesoro. Il tesoro. Eccolo qua. Anzi, ne mancano ancora tanti perché figurati, è stata una raccolta molto veloce, giusto per soffermarmi sui panorami, però tutto il resto lo potete vedere sulla pagina che trovate su Facebook, ma anche su Instagram. Quindi c'è una costante comunque pubblicazione delle foto che vado a fare. Perché una persona deve scegliere Carmelo? Boh. Questo non lo devo dire io, cioè, cerco di lasciare comunque un segno, ecco, un ricordo anche con una foto, e cerco anche inoltre di trasmettere quella che è un'emozione, dentro appunto gli occhi di questo bambino. Devo dire grazie anche a lui perché praticamente lui è come io gli ho chiesto, aspetta, ti faccio una foto e lui si è messo così, quindi sicuramente lui è il soggetto, cioè l'attore protagonista di questa immagine. Questo è uno degli ultimi ritratti che ho fatto, praticamente per... Hai presente del murales? Non so se lui è Vittorio Ballardo, è un artista di Sant'Angelo e ha fatto appunto
il murales in onore di Falcone Borsellino. E quindi subito dopo aver finito, e quindi dopo che gli ha messo la firma sull'opera, io l'ho voluto, diciamo, ritrarre in questa, con questa luce inedita, ecco. Ho avuto questa intuizione di colorarlo, ma è una luce che comunque nasce in quel momento, quindi non di post produzione. È venuto fuori questo particolare ritratto. Qui è sempre lui. Questa è una tecnica che non gli so dare un nome. Diciamo che ti capita mentre scatti, quindi ti viene di pensare e soprattutto di applicare, ecco, di cercare di conferire a quel determinato momento un effetto, una particolarità, un segno distintivo delle tue foto. È lo stesso momento che dà una, come se fosse una multi esposizione, invece è un unico scatto. Questa nasce così per caso, questa foto qua, mentre giravo sempre una delle tante volte su e giù per i monti, ecco, di Sant'Angelo. A un certo punto ho visto questo arbusto così spoglio, con sopra, spostandomi un attimo, ho visto questa nuvola, e quindi ho cercato di immaginare come se fosse un volto, un viso, e ne è venuta fuori questa immagine, questa foto. Quest'altra è forse un'altra foto tra le mie preferite, che ho scattato a Londra. No, sì, questo è Sant'Angelo del futuro. No, questo è lo Sherd a Londra. Anzi, potrei dire che su questa foto praticamente ero a Londra, forse è stata la mia prima volta che mi trovavo a Londra. Siccome a me piace anche l'architettura, quindi vedendo questo gioco di linee che in parte ricalca anche quella che è la geometria dello Sherd, allora appena l'ho visto ho detto: no, vabbè, devo scattare. Con me avevo anche il cavalletto, perché pensavo di farla un po' su cavalletto, ecco. Però siccome passava tanta gente, non avevo il tempo e neanche lo spazio per poter collocarlo, no? E a un tratto ho trovato proprio questa finestra libera, senza gente. Faccio due o tre scatti, appena termino mi giro e praticamente c'erano 5-6 persone che stavano aspettando per chiedermi che foto, cioè volevano vedere la foto che avevo appena fatto. Ed è stato particolare, perché cioè è uno scatto proprio che mi porto dietro, infatti l'ho stampato sulla tela qui dietro. Quando torni a Londra? Boh, non lo so, adesso è un po' difficile con questa situazione che hanno. Questa è sempre qualcosa di surreale, ecco, un albero con questa ramificazione, cioè con l'incrocio fra rami, natura e un qualcosa che ha costruito l'uomo. Quindi è come se fosse una continuazione di rami, però chiaro, rami di metallo, in questo caso con un lampione. La cosa che mi colpisce di più qua è che c'è lo sportellino aperto. Lo devo chiudere? No. No, è perché hanno acceso le candele. Sì, come una volta, in Medioevo.
No, in effetti ritrae proprio quello che era la situazione in cui si trovava quel lampione. Certe volte è meglio lasciare immutato così per come li vedi. No, è più bello perché poi ci costruisci sopra delle storie. Qua siamo sempre sui monti, in giro, sempre su Sant'Angelo. Allora, le foto le ho finite. E ti do 2 minuti di tempo per dire la prima cosa che ti passa per la testa, che vuoi lasciare detta agli altri. Cosa dovrei dire? Giusto perché io ti faccio sentire proprio a tuo agio. Sì, infatti. No, che dire, sicuramente non posso che non continuare a parlare di fotografia. Diciamo che quello che cioè, mi dedico alla fotografia 365 giorni l'anno. E questa, diciamo, è quello che voglio continuare a coltivare e portare avanti sempre con l'intenzione di migliorare, imparare e soprattutto riprendere a viaggiare quando appena avrò la possibilità. Poi per il resto sicuramente è sempre una sfida. Come tutte le situazioni, come tutti i lavori, ci mettono sempre alla prova, però sta qui proprio il bello, cioè misurarsi sempre con cose nuove, con nuove situazioni per poter andare oltre e vedere in modo diverso e nuovo. Speriamo. Quante persone ti hanno detto che eri un matto a voler fare il fotografo e quante persone ti hanno supportato? Più che altro non è che mi abbiano dato del matto, mi hanno sempre detto: guarda, vattene a lavorare, cerca di qualcosa di serio. Però forse per essere testardo e per la tenacia e per la determinazione, non ho mollato già da subito avevo le idee chiare che volevo diventare un fotografo professionista e così, diciamo, in certi versi ce l'ho fatta. Chiaro che chi entra in questo mondo vuole sempre andare oltre, migliorarsi e raggiungere nuovi livelli. Nuove mete e che magari è quello che cercherò di fare, ecco. E le persone che mi hanno supportato sono state tante, non posso negarlo. In particolar modo i miei genitori. Eccoli. Purtroppo non ci sono più. Quindi devo tanto a loro. Ma anche amici, chiaro, i miei fratelli mi hanno sempre supportato e mi hanno incoraggiato ad andare avanti, a crederci. Poi il resto ce l'ho messa tutta. E ce la stai ancora mettendo? Perché che devi andare a raccogliere, non uccidi? No, ma ci vuole, anche se guarda, non è ormai il tempo è passato per le nocciole. È meglio fare il fotografo. No, ma figurati, io sono anche per. No, resta, è comunque un qualcosa che io dico sempre, venire giù, io sono, diciamo, ho un piede
giù, perché vuoi che per metà mio padre è di lì, quindi io l'ho sempre vista, no? Io se devo scegliere se andare nel Adriatico, nel Tirreno, cioè tipo nella costa toscana, laziale o cose così, io dico no, vado in Sicilia. Ma ogni città, ogni posto ha le sue caratteristiche. Sì. Devo Ognuno è scegliere. diverso dall'altro. Però se devo scegliere, è come dire a un bambino preferisci un panino o la cioccolata. E quello che è sempre stato abituato a mangiare, che gli piace di più, ci va, lo sceglie. Certo. E quindi, cioè, se uno sta bene in un paese, perché cambiare? Sì, per nuove esperienze, cose così, però di solito si va dove si sta meglio, no? Certo, chiaro che viaggiare è inconfutabile, cioè non posso dire che è Sant'Angelo è al centro di tutto, no? A me piace viaggiare, quindi soprattutto Però avere un punto grandi di città, ecco. riferimento, avere, Sì, viaggiare, ma avere sì, sì. un punto di riferimento dove sai che puoi tornare e di. Chiaro. Sì, anche Dai toscano c'è il grande amore per Sant'Angelo, per la tua terra e per la fotografia. Non mollare mai, io sempre in gamba, bellissime parole di entrambi. Parola di bolognese. grazie Maria per le belle parole. Sì, alla fine, allora, Sant'Angelo come Scusa, può. Danilo, ti interrompo. Detto da una giornalista, perché ci penso dopo, no? Al lavoro che fa. Certo, ma le Bolognese, sicula resto. radici sono quelle, quindi non si può negare. No, come dicevo, sì, fare il fotografo non è che sia. Allora, per me è il lavoro più bello del mondo. Cioè, era un sogno che ho coltivato e l'ho raggiunto e cerco di portarlo avanti. Cioè, secondo la mia aspirazione. Come tanti lavori e ognuno ha il proprio, quindi non posso dire che fare fotografo sia meglio di fare un'altra, però per me poi a maggior ragione per me è così, cioè è così bello che io non lo definisco neanche lavoro, Esatto. cioè è uno step in più di una efferata passione proprio che coltivo e che nutro giornalmente. Non la definisco neanche passione, perché è ovvio che è quella che muove tutto, però nel momento in cui ti devi relazionare con il mondo del lavoro, allora tutto prende un'altra piega, però alla base c'è sempre un approccio che affronto con grande entusiasmo. Perché è quello, cioè non mi pesa, ecco, non, E cioè a me basta che. quando staresti anche 24 ore al giorno a farlo, proprio Sì, quando la sei cosa, immerso. sì, è la cosa più bella proprio è sentire, cioè posso avere mille cose per la testa, però sento giornalmente l'esigenza di prendere la fotocamera, uscire fuori e magari fare qualche scatto, già. Il rumore dell'otturatore, ecco perché sono più per le reflex che per le mirror. Mirrorless, Vabbè, sì, scherziamo. anch'io proprio. Scherziamo. Ormai la nuova tecnologia, diciamo che punta nettamente verso quel sistema lì. E Ma come dicevo, io continuo a fare, anzi, sto pensando di far riparare quella a pellicola, perché mi hanno detto che si sì, può ma. fare. Io ne ho un paio, però alla fine vuoi non vuoi, sì, esci quella volta a scattare, magari è cioè ormai è anche la consuetudine, cioè di scattare il digitale perché vuoi l'immediatezza dell'immagine, cioè posso scattare anche 14 ore, cioè finire alle 4 del mattino, però prima di andare a letto, almeno una guardata la devo necessariamente dare.
a tutto lo scattato, cioè altrimenti non sono soddisfatto. Quindi che sia anche vero Maria. Sì, però qua bisogna, allora, ci sono due Marie, manca la terza Maria, poi facciamo i panettoni, le colombe. Progetti arrivare da progetti da domani alla fine dell'anno? Progetti, cioè vorrei fare dei reportage. Magari ancora non so di preciso, perché vorrei fare anche un viaggio e cercare di mettere dentro l'uno e l'altro. Sicuramente un po' da questo punto di vista, lo vedi, ho qualche impegno con l'agenda e quindi devo anche organizzarmi di conseguenza per poter decidere appunto di partire. Poi per il resto i progetti sono sempre, cioè gli altri rimangono appunto quello di portare avanti questa promozione con la pagina Arte Leggendaria e poi tutto quello che mi capita qua in zona, quindi lavori, piccoli e grandi eventi. Poi ultimamente c'è anche il discorso che purtroppo non c'è una larga programmazione dell'evento. Può darsi che, cioè, anzi, ti chiamano anche 15 giorni prima, una settimana prima. Proprio è un approccio diverso, questo scaturito anche da quello che ne è dipeso dalla pandemia che abbiamo e che continuiamo ad affrontare. Diciamo che non puoi fare progetti a lungo termine. Ti devi anche improvvisare, ecco. Cioè, cercare di far tesoro di quella giornata, magari decidi di fare un tour qua in zona e raccogliere del materiale con cui poter fare un racconto. E comunque raccogliere le nocciole a Sant'Angelo è un'arte anche quella, perché chi non ha mangiato prodotti a base di nocciole se le mangiano tutti. A parte questo, diciamo che c'è una forte tradizione. Considera che, vabbè, lo sai, l'80% della vegetazione è ricoperta a noccioleti e un tempo era la fonte primaria di sostentamento di famiglie, contadini, cioè gente che lavorava e campava solo con i proventi che ne ricavavano dalla raccolta delle nocciole, anche perché c'era un valore, c'era un mercato differente rispetto ad oggi. Quindi quella era, secondo me, sono tradizioni che non puoi mai rinnegare, ecco, fa parte del nostro passato, le radici e le tradizioni soprattutto non vanno soppiantate e dimenticate. Adesso tocca a te fare una domanda a me. Siamo sempre così, ping pong. Posso dire, allora, mi sono chiesto, anzi a questo punto ti faccio la domanda, cosa ti ha spinto a fare questo appuntamento proprio, si può dire, quotidiano con la gente, però in modo, per certi versi, ovviamente innovativo. Cioè riesci a mettere, ad andare a rintracciare delle persone in giro, sulla rete, e dialogare del più e del meno, che poi alla fine il nocciolo è sempre la fotografia, da quello che ho avuto modo di capire.
il far capire che la fotografia, a parte il discorso fisico che l'anno scorso sai cosa mi è successo e quindi mi sono dovuto fermare, non volevo proprio fermarmi a livello fotografico, quindi quantomeno parlare di foto con qualcuno. Il fatto di far capire alle persone che la fotografia è tutto, no? In ogni cosa che ti racconta una persona c'è dietro una fotografia. Parlando due sere fa con una ragazza non vedente, ho capito un'altra cosa, che gli occhi in realtà non sono indispensabili, quanto come le orecchie, il gusto, gli altri sensi, no? Cioè tu potresti comunque vivere senza osservare fuori, hai una percezione diversa, certo, però io dico sempre, però hai un'idea di quello che ti sta attorno, no? Invece io dico, per i normodotati, l'osservazione, cioè se io ti dico, tu che comunque hai sempre osservato da quando sei nato, noi tutti, e se chiudi gli occhi e io ti racconto un'immagine, tu ce l'hai davanti. anzi, fai in modo, secondo me, è un nuovo modo di vedere, cioè di ampliare l'immaginazione. Perché poi dopo non tutti, pur raccontando la stessa situazione, ce l'immaginiamo nello stesso modo. Ognuno ha la sua visione. E quindi poi il fatto anche di poter fermare le persone, perché corri sempre, no? Come hai detto te, fai una cosa che ti piace, la faresti anche per 30 ore di fila, però non ti fermi mai. Invece fermarsi, riflettere, condividerla con gli altri e sentirsi meno solo, perché comunque alla fine siamo circondati da persone, ma siamo esseri soli, le persone, gli individui, no? Sfido te, come me, andare a fare fotografia in compagnia di qualcuno. Non esiste. No, 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 invece ti posso dire che Io ti non posso. riesco. No, no, io diciamo, chiaro, non sono tanti, però degli amici, colleghi che comunque riesco perfettamente a integrarmi, ecco, e a fare le mie uscite senza nessun problema. Io invece sarà il modo che ho di fotografare, non lo so, l'isolarmi, ma il non voler essere solo, il sentirmi solo e quindi voler stare in mezzo alla gente. Cioè, devo capire che persona sono in quel momento, chi dei due, tre, quattro personalità, non lo so ancora. Però il fatto di comunque condividere un qualcosa con altre persone, poterle mettere in relazione le une con le altre, per dire tu non conosci ti faccio un esempio, mi è venuto in mente adesso, lo scienziato con cui ho parlato di ipersensibilità alle onde magnetiche che abita in Svezia. E quindi io ti dico, non tenere acceso sempre il wifi, il GPS sì, ma il wifi no, perché non ti serve da trasmettere i dati costantemente, no? Quindi se uno ha, per dire, mal di testa perché fa fo il fotografo di lavoro e quindi dice, ma aspetta, prendo qualcosa per il mal di testa, invece no, perché so che quello là è un esperto di quello, io il poter mettere in contatto delle persone, no? Mi piace, non mi costa niente, mi rende felice perché ho aiutato una persona, come dico io, minimo sforzo, massima resa e basta. E poi vado avanti perché mi rende felice almeno stare un'ora in tranquillità così. Perché non, ad oggi 272 chiacchierate, non ho mai litigato in diretta, non ho mai affrontato dei temi, cioè tristi sì, ma non che mandino in depressione le persone. Certo. Sempre c'è un problema, bisogna affrontarlo. E Non è anche un confronto, esatto, soprattutto.
perché i problemi vanno affrontati. Io sono il primo che, se può, li affronta. Delle volte non ce la faccio perché siamo in un mondo troppo frenetico e delle volte te li butti dietro senza pensarci, poi si ripresentano fin tanto che non li hai affrontati. E quindi a volte bisogna fermarsi, riflettere e sbatterci le corna contro. Capito. Quindi domande da casa fatele, dimmi. Quindi comunque il progetto continuerà da qui a fine dell'anno e oltre, da quello che ho... Io avevo voglia di fare un anno. In realtà c'è chi mi ha detto fanne 1000. Bella sfida. È un impegno. E l'ho già detto che il primo anno sarà così a... come, non so come si dice in siciliano, però a uffa. E dal secondo anno proverò di cercare qualcuno che crede in me, anche perché comunque persone che guardano i singoli, le singole chiacchierate non sono tante. Se uno la condivide aumentano, se uno... Non dico sponsorizzare perché non mi piace, però basta parlarne. Sì. E dopo io ho visto che su YouTube ci sono nel monte visualizzazioni oltre 7000 ore di visualizzazione. Io sono passato da 2 gennaio 2021 a 3 iscritti sul canale a 2 ottobre 205 iscritti, ma non certo. Sto facendo niente. Sì, ma alla fine secondo me è un progetto così per come nasce, cioè senza andarlo a forzare la mano, cioè con le proprie forze, ecco, esatto. Fa i propri numeri. Perché uno dice tolgo un'ora alla famiglia, sì, anche 2. Potrei farlo dopo che sono andati tutti a letto? Sì, bisogna organizzare la giornata. Certo, anche perché diventa un format alla fine con una scaletta e ci deve incastrare anche questo, diciamo, programma, sì. Questo tuo modo, questo canale. Ecco. Poi la tecnologia aiuta perché mi porto il computer, il cellulare e una ciabatta dove attaccare 2 prese. Dappertutto e non ho bisogno di nient'altro. Hai internet e hai il mondo. Esatto. Domani mattina mi alzo e... stavo pensando, magari ho detto sta per dire qualcosa. No, se non piove sarò fuori sicuramente a scattare, a fare foto. Domani mattina, che è domenica mattina, quindi diciamo ho un ritaglio di tempo che posso dedicare a questo. Questo è il mio programma per domani. Però anche condizioni avverse non mi frenano, ecco. Proprio deve essere catastrofico per non poter uscire. Ma diversamente in qualsiasi condizione, cioè, secondo me soprattutto i paesaggi hanno qualcosa da offrire, sia se piove, sia se c'è nebbia, qualcosa la porti sempre a casa. Io che mi immaginavo invece mi avessi detto vado al rifornimento, mi piglio una granita, la brioche cutuppo. Ma questo ce l'ho sempre a portata di mano, quindi diciamo che quando ho queste situazioni, cioè questi momenti, cerco sempre di investirli in modo, cioè per me, come può essere un cinema, come può essere uscire con amici o magari andare nei paesi qua limitrofi.
Ora non più, ma anche il mare, diciamo, offre ottimi scampoli di giornata, ecco. Purtroppo facendo il fotografo non ho mai il tempo, cioè ho pochissimo tempo per poterci andare. Infatti quest'anno diciamo che alla fine ho sempre rimandato, alla fine sì e no, ci sarò stato al mare 15 giorni neanche. Tanto Neanche giornalmente. il mare lì non si muove, al massimo puoi bagnare solo i piedi d'inverno. No, ma figurati, tanto ieri c'erano 28 gradi, quindi appena ritorna il sole non è che, tanto ce l'abbiamo qua a pochissimi chilometri, quindi anche d'inverno è bello il mare, oltre a essere una fonte di ispirazione, è comunque un'ottima medicina anche per la mente, per organizzare un po' tutto. Io ti ringrazio Carmelo, ringrazio le Marie, Changis, Maurizio che hanno scritto e anche Denis, Maria Cristina e Valeria che hanno cliccato, tutti quelli che, Bello. tutti quelli che ci hanno seguito e non hanno scritto e non hanno cliccato, quelli che ci seguiranno da domani in poi sul canale YouTube, io ti farò avere il link, poi lo puoi postare dove vorrai. Chiaro. Io ringrazio te per avermi ospitato e ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguito finora. Bene, adesso io vado al sole e te apri l'ombrello. Mi sa che ha appena smesso, ora vediamo quanto regge. Va bene, e ringrazio anche le campane di Santa Maria perché, Ah, le se hai non sentite? altro, fanno vedere che siamo in diretta proprio. Certo, è il bello della diretta, real time. Va bene, grazie ancora Maurizio, ciao a tutti. Perché Ciao, grazie. ho detto Maurizio, che Maurizio di sotto, Carmelo. Ciao. Ciao, Ho detto, Lucio. ho guardato te e ho letto sotto. Hai fatto un multitasking un po' strano. Ciao Grazie. Carmelo, grazie. Ciao. Ciao, ciao, buona serata.